Buongiorno, sono Cattaneo di Nital. Siamo oggi da Foto Attualità Cesni a Treviglio per presentare e consegnare la tanto attesa mirrorless di Nikon, la Z7. E a fianco a me Leonardo Giusti che ci presenterà le principali caratteristiche della macchina per capirne la qualità. Eccoci qui, andiamo a scoprire la nuova Z7. Grazie dell'ospitalità. Ci mancherebbe, grazie a voi per questa grandissima occasione che ci state dando. Ora scopriamo una nuova rivoluzionaria Nikon. Intanto andiamo a scoprire gli accessori. Una nuova batteria NL15B che permette anche la ricarica tramite cavo USB. Qui all'interno troviamo i tappi. Il tanto atteso anello adattatore che eccolo andremo qua a vedere in seguito. Tanto io posso toccare, fare. Bello. Già da un occhio a questa bellissima macchina. Così ora. Eccoci qui, andiamo a scoprire la nuova Z. Oh, fantastica! È vero. Mettila in evidenza perché direi che questa sembra bella. Facciamo un primo piano di questa attesissima macchina rivoluzionaria. È molto maneggevole, un'impugnatura molto ergonomica e non è per niente pesante, pesa sui 600 grammi. Come ne penso? Beh, direi che a prima vista si direbbe decisamente una macchina Nikon, quindi a vederla così sembra far parte di quello che è sempre stato, diciamo, l'identità di Nikon per quanto riguarda ergonomia e stile. Trovo anche molto leggera, si tiene molto bene in mano, ma mi piacerebbe vedere con voi un po' meglio quelli che sono, diciamo, le parti salienti di questa macchina. Ce li puoi indicare tu magari, Leonardo? Certo, tanto andiamo a parlare di un nuovo sistema full frame di Nikon e appunto grazie alla nuova baionetta la macchina potrà andare a catturare molta più luce e infatti Nikon ha sviluppato delle nuove ottiche S, chiamate S, molto luminose. Poi per quanto riguarda la macchina ha 45,7 milioni di pixel. Arriva a scattare. Stiamo parlando della Z7, in questo caso perché ci sarà anche la Z6 che arriverà per fine novembre. La serie start è attorno a fine novembre, inizio dicembre. Oggi in concomitanza con è proprio il primo giorno di serie start per la Z7. Appunto 45,7 milioni di pixel, 493 punti di vista a fuoco appunto. E riesce a coprire appunto il 90% della superficie del sensore, che è una cosa molto importante. In più riesce ad andare a scattare fino a 9 fotogrammi al secondo ed è anche una macchina improntata verso i videomaker. Infatti la macchina, la qualità principale è che registra video 4K integrali, può andare a registrare addirittura dei time-lapse fino a 8K. E poi la stabilizzazione sui sensori, che mi sembra di aver capito che è una cosa importante da avere lato video. Ma Alberto, vedo un mirino che è fantastico, prova a buttarci un occhio. Esatto, era proprio una delle cose di cui ero curioso dare un occhio, perché ho visto, diciamo, degli altri brand tutti i vari mirini e sono curioso di vedere anche questo. Allora, vedo anche che l'obiettivo deve essere sbloccato, come tutte le mirrorless, bene o male. E beh, direi che è decisamente un bel mirino, è molto più naturale rispetto a quello delle Nikon 1 che avevo già visto, la risoluzione è molto buona e anche molto luminoso, quindi direi che rispetta le mie aspettative. Sì, pensavo anch'io a un obiettivo del genere e decisamente bello. Comunque noto che si impugna veramente molto bene e mi sembra proprio bilanciata bene, proprio si vede che è una macchina che è fatta anche per chi, diciamo, ha bisogno di una lato ergonomia, diciamo, una macchina importante, no? Una macchina. D'altronde era una macchina che aspettavamo da tempo e certo. I nostri ingegneri in Giappone hanno preparato questa macchina nei minimi dettagli, rendendola anche facile nell'utilizzo con i comandi molto immediati, ma provandola sicuramente ve ne accorgerete della facilità di usare. Certo. La macchina, il menu è molto, molto intuitivo, molto facile da utilizzare, si potrà notare subito ai primi fortunati che utilizzeranno la macchina.
diciamo che richiama comunque sempre il mondo Nikon, quindi assolutamente sì. Avrà, chi usa Nikon avrà familiarità. Assolutamente sì, anche perché questa macchina deriva a tutti gli effetti dalla D850. Che... Ti volevo chiedere, Renato, scusami se ti interrompo, ma io che ho un pacco ottiche delle altre reflex, posso usarla poi? Assolutamente sì, infatti la rivoluzione è stata la creazione di questo nuovo FTZ Mount, che praticamente è l'anello adattatore, rende possibile applicare tutte le ottiche Nikon. Senza nessuna perdita. Giusto? Senza nessuna perdita, logicamente vince sempre la tecnologia più vecchia, quindi se l'obiettivo non ha l'autofocus, non la prende. Però la cosa bella della macchina, l'evoluzione della macchina, che è stabilizzata su 5 assi e quindi anche l'obiettivo non stabilizzato, anche l'obiettivo stabilizzato. Interessante. E per quanto riguarda invece la differenza tra obiettivi full frame di X, l'obiettivo riconosce, l'adattatore riconosce in automatico il crop, quindi anche chi volesse passare da DX a eventuale full frame mirrorless può chiaramente usare tutti gli obiettivi parcotiche che già possiede. Andiamo a montarlo così vediamo come si presenta sulla macchina. Tra l'altro possiamo vedere che nell'anello non c'è nessuno specchio, non c'è nessuna lente, quindi questo fa anche in modo che l'ottica non vada a perdere le sue qualità. Le sue qualità, certo. Sia in termini di luce che di velocità. Ecco qua, mettiamo un 70-300 UR. Un po'. Come la trovi? Eh sì, direi che la velocità rimane pressoché invariata. Mi correggo. Rimane molto preciso, anche il feedback allo scatto mi sembra ottimo. Ma invece parlando di obiettivi essi che non abbiamo ancora parlato, cosa ci puoi dire? Allora, per quest'anno sono previsti 3 obiettivi, partiamo logicamente dal 24-70, che è un F4, che è quello in dotazione in kit con la macchina, e poi arriveranno altre due ottiche che sono il 35-1.8 e il 50-1.8. Poi appunto Nikon per i prossimi anni, da qui al 2020, intenzione di uscire con altre ottiche. Siamo 20 mm, non ci sarà. Chiaramente si presuppone che questa nuova tecnologia darà spazio a obiettivi molto luminosi. È proprio stata fatta per avere delle ottiche molto, molto luminose, infatti il 20 sarà 1.8, il 58 è 0.95. Che deve essere una cosa fantastica. Uscirà 24-70-2.8, un 72-102.8. Uscirà un 14-30, uscirà quindi c'è proprio diciamo già un progetto, assolutamente. Quindi oltre alle 300 ottiche di Nikon ci saranno decisamente 9 ottiche del 4S. Per quanto riguarda poi la connettività della macchina, visto che è un tema attuale, essere comunque sempre collegati, poter scaricare l'immagine, essere smart. Giustamente, la macchina, il nuovo software è Nikon che si chiama Snapbridge. Quindi ha la connettività sia wifi che bluetooth, quella bluetooth è immediata appunto tramite il software Snapbridge e quindi la possibilità di collegare la macchina in remoto, comandarla in remoto e fare il passaggio delle foto in tempo reale da macchina fotografica a tablet e a smartphone. Altra cosa importante per migliorare la stabilità, Nikon ha anche inserito una connessione wifi in modo che io scatto, ho bisogno immediatamente di passare il file all'interno del mio PC, c'è una connessione diretta che mi trasferisce tutte le immagini all'interno del mio PC. Alberto già entrato nel vivo. Andiamo adesso a fare la domanda che un po' tutti si aspettano, no? È stato dai rumors molto criticata questa cosa. Io non sono dello stesso parere perché reputo che l'X2D sia una scheda molto affidabile, ma chiediamo a Nikon stessa perché questa scelta e quali vantaggi può portare queste schede di nuova generazione. Abbiamo un unico slot, è stato scelto lo slot X2D, lo stesso attacco che sarà dedicato alla CF Express. Praticamente sarà un nuovo taglio di scheda che arriverà per fine anno, inizio 2019. Quindi io ad oggi uso X2D, però il futuro sarà la CF Express, perché sarà molto più veloce, arriverà delle prestazioni a registrare quasi un gigabyte al secondo e con addirittura si parla di un tera di memoria, quindi posso registrare file
Quindi è una macchina proiettata al futuro, diciamo, chiaramente. Si parla quindi di una tecnologia di scheda è molto sicura, quindi non serve un backup. Infatti anche questa è stata la scelta di Unicorn, di non utilizzare il doppio slot, perché la l'XQD, le prestazioni che ha sono molto elevate e hanno margine di errore zero. Arriviamo alla parte, a una delle parti fondamentali dopo le caratteristiche della macchina, che sono i prezzi consigliati al pubblico. Metto gli occhiali perché ormai anziano come sono non vedo molto più bene. Allora, per quanto riguarda la Z7, il solo body è consigliato a 3.949 euro, con il 2470 4.399 e con l'aggiunta dell'adattatore, quindi 2470 con adattatore 4.549. Questa sarà una macchina che avremo demo a vostra disposizione per i prossimi 2 mesi circa, giusto? Assolutamente. E niente, se volete prenotare la macchina, vi invito a venire da noi per darvi tutti i consigli che vi servono, è sempre aperto. Vi aspettiamo e ringraziamo Francesco e Leonardo grazie per la disponibilità e Nital che ha dato diciamo, questa bellissima iniziativa di cui siamo contenti e vi ringraziamo alla prossima. Pensiamo sempre in giallo.